Tu direttore ci vedi dietro un trappolone, l'ennesimo tentativo di ingabbiare, diciamo così, lo vogliono dentro, abbiamo titolato Berlusconi, siamo alla fanta giustizia oppure c'è qualcosa di vero dietro questo? Tanta giustizia mica tanto che lo vogliono ingabbiare, sono in tanti, in tanti da tanto tempo e ci provano. Noi abbiamo vestito Berlusconi da Pinocchio per un motivo, perché proprio questa vicenda sembra un passo del libro di Collodi in cui Pinocchio viene derubato dal gatto e la volpe, no, degli zecchini, va dal giudice da parte lesa, cioè da truffato, e quello lo fa arrestare e lo mette in galera. Ecco, esattamente quello che potrebbe succedere a Berlusconi, ed è singolare che nella guerra micidiale che li stanno conducendo da quando è in politica rischi di più proprio quando è parte lesa. Non si è mai visto che una persona che è parte lesa venga trascinata di fronte a un giudice dai carabinieri obbligato. Una parte lesa dovrebbe essere obbligata a presentarsi, ad andare a deporre sostanzialmente e raccontare la sua verità riguardo a questo presunto ricatto nei suoi confronti. In cui Berlusconi, il ricatto che Berlusconi ha detto tra l'altro non esserci mai stato, insomma lui ha consegnato una memoria e quello che a me sembra che sia... Siamo di fronte veramente a una guerra in cui escono... Collega di Libero. Perché Martinelli? No, ma perché per loro fanno... giornalista, hai detto di quelle cose che... Per loro fanno i giornalisti solamente quelli che parlano male di Berlusconi. Chi si permette di dire qualcosa di diverso non è da considerare all'altezza di fare il giornalista. Martinelli è barbato. E c'è questo rischio, no? Cioè siamo al paradosso. Cioè Berlusconi dovrebbe presentarsi a Napoli per riferire riguardo a questo presunto ricatto, dovrebbe farlo entro pochi giorni, ancora non è stata fissata al momento una data, e addirittura nell'atto che viene mandato ad Arcore c'è scritto che se non si presenta lo mandano a prendere coi carabinieri. Cioè, è la prima volta che si sente una cosa del genere nei confronti di un presidente del Consiglio. Non è la prima volta, ma cosa stiamo dicendo? Cioè se Berlusconi è un cittadino come tutti, siccome è parte lesa e siccome ci sono persone in galera in questo momento, come la Vitola che è latitante a Panama, alcuni latitanti, compreso quello in Senegal, c'era Tarantini in galera che deve aspettare, no? La sua sorte, Berlusconi viene chiamato come parte lesa, peraltro non è neanche prevista la presenza di un avvocato, deve andare a rispondere ai magistrati. Poi l'esito si vedrà dopo. Il fatto che il Ciarpame al suo servizio stia urlando al complotto e al golpe è una grandissima buffonata, perché ricordiamo che un anno fa il capo, cioè il presidente del Consiglio di Stato, Delise, dovette presentarsi dei magistrati come parte lesa perché aveva venduto una villetta a 1 milione a Orbetello un anno fa, ed era Delise il presidente, il capo del Consiglio di Stato. Perché quello là sì e Berlusconi no? Dov'è il problema? Però, avvocato Taormina, allora, distinguiamo gli aspetti tecnici da quelli politici. Allora, già intanto è chiaro che l'ordine di accompagnamento per essere eseguibile ha bisogno dell'autorizzazione della Camera di appartenenza, non perché Berlusconi è Presidente del Consiglio, ma perché è deputato. Esatto. Naturalmente questo significa dover ricordare che la persona offesa dal reato è prima di tutto un testimone, e ha ragione Della Valle, questa inversione di prima arrestare gli presunti estortori e poi sentire la persona offesa dal reato è una cosa che non torna. Belpietro dice una cosa assolutamente sbagliata, perché il nostro ordinamento da tempo ha abbandonato la pratica ritenuta incivile di poter arrestare immediatamente chi compia falsa testimonianza. Che ci sia stata questa inversione, prima arresto e poi sento la persona offesa al reato, che è veramente una cosa insomma abbastanza strana, qui ci può stare la trappola, perché difendersi come si difende Berlusconi, dicendo che lui è un filantropo e che quindi fa del bene a tutti, e che è una tesi che sembra sul piano esteriore bellissima, nobilitante quasi, però invece lì sta il problema, perché nel momento in cui si incarta una cosa di questo genere, al di là di quello che hanno detto finora i vari dichiaranti, e se effettivamente la magistratura dovesse credere fino in fondo alla tesi di Berlusconi, ecco perché parlo di difesa suicida, noi saremmo di fronte ad un
ad una apparente persona offesa, la quale sovvenziona quelli che saranno domani i suoi testimoni. Noi abbiamo un caso, quello del processo Mills, che si avvia alla prescrizione, nel quale sarebbe accaduto esattamente questo. Quindi la preoccupazione è legittima, compresa quella di andare lì con un difensore, piuttosto, certo, e di questo ne parleremo dopo, quindi dice che tutto l'impianto, avvocato, tutto l'impianto di difesa, quindi ancora peggio. Dicevamo però dell'eventualità di prendere Berlusconi con i carabinieri e portarlo davanti ai magistrati. Solo in due casi si era verificata l'ipotesi: nei confronti di Vittorio Sgarbi e di Tiziana Maiolo in passato, per una vicenda in cui si parlava di voto di scambio, di mafia e cose di questo genere, ma il Parlamento non diede l'autorizzazione. Vi faccio sentire, riguardo a quell'episodio, cosa ci ha detto Vittorio Sgarbi. Nella follia di un ordine giudiziario che non rispetta le persone e la verità, io e la Maiolo eravamo stati indagati per concorso esterno in un'associazione mafiosa, per cui una posizione molto diversa da quella di Berlusconi. Non eravamo parte lesa, non eravamo neanche testimoni, ma eravamo indagati. Il che non toglie che la cosa che accomuna le due vicende è l'indicazione che allora fu indicata come una svista su uno stampato automatico, nonostante la gravità del reato, che era stato inviato a noi come se non fossimo deputati, per cui si stabiliva che potevamo essere chiamati a parlare, a essere interrogati coattivamente, senza indicare che quella forzatura non sarebbe stata possibile se non con l'autorizzazione delle Camere. Su questo ci fu il dibattito e poi si concluse che l'azione dei magistrati era stata un'azione imprudente, come dopo 8 mesi riconobbe la DDA, indicando la follia di questa inchiesta e archiviandola per decisione di Pierluigi Vigna. Si tratta di un'azione criminale di 4 magistrati che mi convincono da sempre che i crimini non sono soltanto quelli che vengono criminalizzati, ma sono anche di quelli che cercano i crimini, e che non c'è niente di più grave. Se un ladro ruba è normale, se ruba un magistrato non è normale. Fatemi sentire Borgonovo, anche questa vicenda, come insomma ha scritto anche il tuo direttore, è tutto l'ennesimo tentativo di far fuori Berlusconi. Addirittura si scrive: questi insomma magistrati di Napoli vorrebbero passare alla storia per essere coloro i quali sostanzialmente sono riusciti nell'intento di o mettere le manette a Berlusconi o comunque farlo cadere in qualche maniera. Immagino la delusione di Ilda Boccassini qualora dovessero riuscire i magistrati di Napoli, da Berlusconi parte lesa, a tendergli un tranello. Ma noi stiamo dicendo tante cose e io non credo che si possa parlare così. Loro danno già per scontato che siano colpevoli tutti, che Berlusconi vada messo in galera, lo scrivono tutti i giorni sul loro giornale, quindi non ci stupiamo. Che questi siano personaggi poco raccomandabili, che sarebbe meglio non frequentare, almeno da quello che emerge, è abbastanza evidente. E dopodiché, voglio dire, appunto, non è che ci siano... non abbiamo visto un magnaccio, no, abbiamo visto una persona che andava a cena e portava delle amiche. Io non ho tirato in ballo questa cosa, io stavo parlando di un attacco che la magistratura conduce da anni nei confronti di Berlusconi. Oh. Come hanno detto gli avvocati prima, cioè il modo in cui ha proceduto anche a indagare, di arrestare delle persone, mettere in carcere delle persone prima ancora di sentire la parte lesa, lo dicono gli avvocati, è abbastanza irrituale, no? E che qualunque persona di buon senso potrebbe suggerire, sostenere questa cosa. Dopodiché mi pare abbastanza evidente che ci sia da anni nei confronti di Berlusconi un'azione della magistratura, che non è soltanto sul piano di queste procedurale, no, delle questioni. Mi vuoi dire un attacco? Cioè, ma ci sono giornali che da 2 anni, tra cui voi, pubblicano. Cosa? Di tutto, di cosa? Tutto. Ci sono intercettazioni. Mi vuol dire un attacco immotivato a Berlusconi? Il processo mi sono un attacco? Scusa, ma la fece delle fesserie? Stasera ci danno la notizia è stato condannato in appello e prescritto in Cassazione per essere stato corrotto da Berlusconi, sì o no? Ma scusami, mi rispondi sì o no? Cioè, fai giornalista? Ma io faccio, ma come ti permetti? Ma ce l'hai la dignità tu o no?
Sì, però ma, cioè, rimaniamo ma questo è l'atteggiamento che loro tengono nei confronti. Ma io mi vergogno di essere scritto all'albo con uno così. Va mi bene, vergogno. Va benissimo, vergognati. Cancellati, ma chi ti vuole? Come ti permetti, appunto? Miss è stato corrotto da Berlusconi, sì o no? Sono anni che pubblicate qualunque schifezza per vendere delle copie in più. Con qualunque schifezza di gente sputtanata sui vostri giornali. Ma sei pure giovane, ma non ti vergogni? È stato corrotto Miss sì o no da Berlusconi? Ma vergognati tu di quello che stai dicendo. Avvocato della Valle. Ma che faccia tosta. Quindi la questione politica. Ma figurati. Guarda che è l'avvocato Taormina. Lei è stato anche deputato per Forza Italia. Ma guardi, anzitutto vorrei dire a Martinelli che Berlusconi ancora non è stato condannato per la presunta corruzione di Mills. Mills è stato dichiarato prescritto il reato. Appunto, ma è una condanna in appello. È l'aspetto, sì, ma è dichiarato prescritto il reato, la Corte di Cassazione non ha potuto confermare la sentenza. Grazie alla legge grado. Cirielli? Ma a parte questo. No, abbia pazienza, avvocato, se no qui faccio anche confusione. Io non posso fare sempre la parte del fesso, avvocato. Grazie alle leggi dello avvocato. Io non ci sto a farlo. No, mi scusi, non ci sto a farlo. Io, siccome non sono fesso, poi la lascio parlare. Mi faccia confrontare. Non siamo con fessi fatti. Qua in studio. Lei ha detto che è stato prescritto. Il reato è stato commesso ed è stato prescritto per la legge Cirielli del governo di cui lei ha fatto parte, che ha abbreviato la prescrizione. Si sbaglia. Tecnicamente le cose non stanno così. Certo, si sbaglia, come le capita spesso. Si sbaglia. La Cirielli da 15 anni, la prescrizione da 15 anni è stata portata a 10. Ma che c'entra la Cirielli? È stata accorciata la prescrizione, la sì o no? La Corte di Cassazione ha dichiarato prescritto il reato e non ha potuto confermare la sentenza di secondo grado. Il processo a carico di Berlusconi è in corso, non sappiamo se Berlusconi è colpevole o non è colpevole. Ma la sentenza è scritta, ha letto la sentenza Mills? Certo che l'ho letto. Cosa c'è scritto? Benissimo. Che Berlusconi è il corruttore, sì o no? Ma non è passata in giudicato. Non è una sentenza che vabbè, allora è innocente. È innocente Berlusconi, va bene, è innocente. Io non lo so non se è innocente niente. O colpevole. Io le voglio dire che Berlusconi per il processo per la presunta corruzione Mills non è stato condannato. Non presunta corruzione, non c'è niente di presunto. Presunta corruzione. Mills presunta è stato condannato. Andiamo avanti, presunta, vi prego, presunta. Avvocato Ormia, presunta. Risponda alla mia domanda per cortesia. Con la condanna in appello è presunta. Opera. Primo no, punto. Ma nei confronti di Berlusconi è presunta. Non c'è ancora. Okay, ma scusi, ma il reato di corruzione è un reato in concorso, sì o no? Ho capito, ma nei confronti allora, di Berlusconi è reato in concorso, c'è il corrotto o non c'è il corruttore? Ma siamo tutti fessi. Secondo punto, io vorrei essere molto chiaro. Se noi discutiamo di Berlusconi Latin lover, tanto per intenderci, per usare un linguaggio forbito, e quindi di tutte le cose che ha fatto, io credo che sia... che fosse o che sia indifendibile. Non c'è ombra di dubbio che la perdita di consenso alla quale è andato incontro Berlusconi dipende quasi esclusivamente da questi fatti. Per la verità è un po' di tempo che non fa dire più queste cose, quindi questo è importante prendere atto, cioè di una diversità di comportamento in questi ultimi tempi che può essere significativa di un modo di comportarsi più consono alla sua carica. Quando discutiamo però del rapporto politica e giustizia applicato a Berlusconi, beh, insomma, io credo che veramente faremmo un torto alla realtà, alla storia, se non prendiamo atto che l'attenzione nei confronti di Berlusconi è stata spasmodica, continuativa, fatta addirittura con lo studio dei tempi, eccetera. Non c'è ombra di dubbio. Io voglio dire soltanto una cosa che non è penale, ma che è civile. Berlusconi ha dovuto pagare 560 milioni di euro per una sentenza che sarebbe stata frutto di corruzione quando si trattò di una... No, che sarebbe stata, che è stata qui avrebbe ragione Martinelli, che è stata frutto di corruzione, ma che fu una sentenza pronunciata da tre magistrati e il corrotto era uno soltanto. Ora, francamente, siccome la maggioranza conta nelle decisioni in Camera di Consiglio, è un problemino che un giorno bisognerà affrontare. Allora, quindi non c'è ombra di dubbio
che sul piano dell'aggressione giudiziaria Berlusconi è stato sicuramente un privilegiato. Questo non significa perché per le cose che ha fatto si sarebbe dovuto dimettere da tempo. Allora facciamo così, è arrivata, l'avevamo annunciata prima, Maristel Garcia Polanco, la faccio entrare, voglio salutarla, grazie per essere con noi. Buonasera. 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 Ciao, grazie, accomodati qui al primo posto, e che ci darà una mano per capire di più se questo Berlusconi è veramente così una persona di buon cuore, così come dice lui, come dice la difesa. Più volte l'abbiamo sentito nelle interviste dire: io ho aiutato una persona che era in difficoltà, come ho sempre fatto, diciamo così, in passato. Tu, diciamo così, sei diventata famosa in quest'ultimo periodo. Una beneficiata. Non so, adesso glielo chiediamo, non solo perché ha fatto tanta televisione in passato, tante trasmissioni televisive, so che domani cominci a Milan Channel un nuovo lavoro, sì, e quindi ti facciamo tanto in bocca al lupo. Grazie. Per questa nuova avventura lavorativa, ma tu hai partecipato a molte di queste cene cosiddette eleganti, altre le definiscono le cene del Bunga Bunga. L'ha detto l'avvocato Taormina, sei una delle beneficiate, vivevi nel condominio dell'Olgettina, hai detto più volte che Berlusconi ti ha aiutato anche con tua figlia, mi sembra. Ma è così veramente una persona di buon cuore, Berlusconi? Beh, io posso dire sì che ha un buon cuore, come persona è fantastica. Poi io non ho mai fatto riscatti come magari altri si hanno approfittato di lui. Cioè, non posso dire che con me è stata una persona molto gentile, anche con mia figlia, no? E gli sono grata. Ma come è avvenuta questa conoscenza con il Presidente del Consiglio che ti ha portato a queste cene cosiddette eleganti, altri dico cene del Bunga Bunga? Ah, come ho già detto, magari quando un datore di lavoro, io comunque lavoravo sempre con Mediaset, ho avuto l'opportunità di conoscerlo nella festa sempre del Milan, e da lì comunque lavorando con Mediaset ho avuto l'opportunità di conoscerlo, no? E quando l'ho conosciuto poi ho voluto chiedergli aiuti per mia figlia, perché era un momento molto di difficoltà sia per me che mia figlia, proprio aveva bisogno. Allora le ho chiesto un aiuto e lui... Posso chiederle, senza entrare proprio nel dettaglio, in che maniera l'ha aiutata? Mi ha aiutata? Lei fa parte di quelle ragazze cosiddette dell'Olgettina, del condominio, per cui... Sì, come l'ho detto, lui mi ha aiutato con la bambina al San Raffaele, perché aveva questa malattia nella pelle, no? E lì sono stata aiutata, mi ha mandato da questo dottore che era un primario, no? È un primario, e da lì mi ha aiutato con la bambina, mi ha fatto fare tutte le cure, perché ci andavo sempre dai dottori qua a Milano, però non mi dicevano mai niente di concreto, no? Quindi mi ha mandato lì e lì è stato comunque l'aiuto che mi ha dato. Lui mi ha dato un aiuto così, non coi soldi, come l'ho sempre detto, mai aiutato con soldi. E ma come ha fatto a finire allora in questo famoso condominio? Io? Perché io abitavo già da lì da tanto, solo che essendo come abitavo lì, la Nicole Minetti abitava già lì perché studiava nel San Raffaele, lei e io facciamo Colorado insieme nel 2008. Io l'ho detto, essendo che io lavoro a Colorado, che è vicino a Cologno Monsese, le Rovinie, di San Maurizio all'Ambro, ho bisogno di avere una casa più vicina, non è che dove abiti tu c'è un appartamento o qualcosa così vuoto. Ma chi pagava l'affitto lì? No, io lo pago l'affitto, infatti ho fatto vedere tutto, l'affitto l'ho pagato sempre io perché comunque ho sempre lavorato, no? Allora mi ha detto sì, adesso mi informo, quando si è informata lei mi ha detto guarda, vicino a me c'è un monolocale. Quindi sono venuta a vivere lì, poi magari mano a mano con le amiche che comunque già in televisione abbiamo lavorato insieme, cercavano casa, appunto d'appoggio, comunque lavorare con Mediaset, e si è apparsa la voce, quindi noi siamo lì, ma non perché il Presidente ci ha messo negli appartamenti, come dicevano già. Allora facciamo così, voglio sentire poi tutti gli ospiti, magari anche se hanno da fare delle domande a Maristel. Qui abbiamo messo insieme in questa grafica alcune delle persone beneficiate da Silvio il benefattore, che abbiamo messo qui al centro. Abbiamo il marcescibile Lele Mora, che adesso si trova al momento in carcere, che appunto in difficoltà avrebbe ottenuto circa 3 milioni di euro, 800 mila pare detratti da Emilio Fede. Poi qui a fianco abbiamo Rubi Rubacuori, per la vicenda di cui appunto si tornerà in aula a Milano. Pare 65 mila euro per aprire un'attività, poi Rubi in una agendina aveva notato cifre che vanno da 50 mila, 70 mila, 170 mila, 4,5 milioni tra due mesi.
Abbiamo poi Nicole Minetti, che avrebbe ricevuto una serie di soldi anche per aiutare la sorella a comprare casa. Poi abbiamo ancora Noemi Letizia, la mamma di Noemi Letizia, Anna Palumbo, avrebbe ricevuto decine di migliaia di euro dal conto del Premier. Le ragazze dell'Olgettina, abbiamo messo proprio Maristel tra le tante, insomma si diceva che appunto anche per quanto riguarda il condominio dell'Olgettina veniva pagato questo affitto di 6.100 euro. Alessandra Sorcinelli, che avrebbe ricevuto tra il 2010 e il 2011 115.000 euro in bonifici, e poi Tarantini, la vicenda, quella del ricatto di cui stiamo parlando, 800.000 euro in un anno. Un Silvio benefattore. Manca dell'Utri, 9 milioni e mezzo. Ce ne sono altri che non abbiamo messo. Perché, perché 9 milioni e mezzo... Nella tabella non ci stavano. Maristel, è pensabile che Berlusconi, per il suo buon cuore, finisca vittima di un ricatto? Eh beh, c'è gente cattiva, c'è gente che comunque è pronta a fare... approfittarsi delle altre persone. A me, nel mio piccolo, tante persone sono approfittate di me, quindi figurate di una persona come lui. Ma a queste feste a cui tu c'eri, Tarantini l'hai mai visto, si è mai visto, lo conoscevi? Sì, l'ho conosciuto, Tarantini, l'ho conosciuto. E che impressione ti ha dato? Una persona normale, come te, così. Ma benissimo. Potrei essere normalissima, non sapevo che era una che faceva questa cosa. Cioè, quindi a queste cene a cui tu partecipavi, cioè a voi ragazze non è mai venuto in mente che questo Tarantini portasse delle escort? No, ma io non ho conosciuto Tarantini in quelle cene, come no, l'avevo conosciuto tramite già un amico che era mio ex fidanzato, e l'ho conosciuto così, ma non col Premier. Borgonovo, quindi abbiamo messo un quadro che mette in evidenza Berlusconi benefattore, che però potrebbe finire vittima di un ricatto, come ci dice Maristel, con tutte le persone circondano. Potrebbe anche, cioè, cosa vogliamo dimostrare in tutto questo? Cioè, che cosa, che lui paga tutte queste persone perché non parli, no? Ci stiamo costruendo, ci stiamo facendo del... L'accusa del ricatto è proprio quella, che Tarantini la sua versione per quanto riguarda la vicenda dell'ESCO. Io non lo so, se lo sapessi probabilmente andrei a dirlo ai magistrati. Cioè che Tarantini fosse uno... Tra l'altro non solo con Berlusconi ma anche con persone vicine alla sinistra, faceva così con tutti, no? Offriva le ragazze, forse anche qualcos'altro, e per avere dei favori. L'ho già detto prima, cioè forse è un personaggio che sarebbe stato meglio non frequentare, come molti altri. Lele Moro era una persona con cui ha lavorato, probabilmente anche le sue televisioni ha fatto incassare tanto. Abbiamo delle vicende completamente diverse che vengono sbattute da 2 anni sui giornali, abbiamo sentito di tutto di più da Noemi. Io mi ricordo una scena ad Anno Zero in cui proprio lei veniva con la bambina, smontava dalla macchina e veniva assalita. E hanno tagliato tutte le scene perché loro sono andate a casa mia, hanno suonato il campanello, cosa che non dovevano fare. Voglio fare una domanda alla signora, se è possibile. Innanzitutto mi dovrebbe dire come si fa per essere gratificati dal Premier, perché in quelle foto che sono state pubblicate io non mi ci ritrovo, mi piacerebbe trovarmi ben volentieri. Le foto che ha l'avvocato Tornina vorrebbe essere tra i beneficiati del Presidente. Non ci sono. Se lei mi dice come si fa, mi farebbe un piacere. Seconda cosa, lei attualmente è ancora beneficiata? Non ho capito, beneficiata cosa vuol dire? No, l'avvocato Tormina chiede semplicemente se lui mi dà il Premier Berlusconi ancora, diciamo così, l'aiuta in qualche maniera l'ho sempre detto, in maniera economica io ho sempre lavorato, perché comunque per un straniero stare in Italia deve fare la dichiarazione dei redditi. Io sono quei 10 anni che sono in Italia, sono venuta qua quando avevo 13 anni, quindi... E io ho sempre lavorato, adesso lui sa che comunque siamo in una difficoltà con mia figlia, che per il lavoro le persone ti giudicano tutto quello che è successo, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. E il lavoro quindi magari la sta cala. No, non vuol dire aiutare, lui sa che devo lavorare e comunque se ho bisogno, gli chiedo, guarda, non sto lavorando, le cose così, ho bisogno, lui sa che comunque non sono una persona che ha fatto del male a nessuno, le persone si approfittano di quello che è successo. No, ma siccome lei ha detto che comincerà una trasmissione domani sera, non so quando. Io sì, ma io ho sempre lavorato. Delle cose che le ha fatto avere Berlusconi? No.
perché io sempre ho lavorato con Rai, sì, ho lavorato con Mediaset, e quindi non sono una ragazza che non sa parlare l'italiano, non sono una ragazza che non si sa espressare, scusi, quindi posso trovare lavoro. Italiano. Mi sia a sentire, io ho sentito prima che lei ha comunicato, o il nostro direttore ha comunicato che domani comincia uno spettacolo. Lei ha sentito benissimo che lavoro con una trasmissione. Maristel, allora, quello che vuol sapere l'avvocato Taormina è se questo posto chi di lavoro... Chi questa trasmissione? Berlusconi? Io ho fatto il provino e lavoro per Milanciane, come fatto il provino per tutti, non è anche Berlusconi. Anche se l'avessero raccomandata Berlusconi, che se fosse stato lui, qual è il problema? Che cosa? Cioè, avvocato Taormina, io faccio fatica veramente a capire il senso della sua domanda, non so cosa questo possa interessare molto ai telespettatori, perdoni. È un reato. Un'altra cosa. Allora lui direbbe in quel caso lì, no, la ragazza è stata coinvolta con le oggettine, quindi non gli do lavoro. La taglio del lavoro, visto, non è che mi fa lavorare a Milanciane. Vorrei sapere se le dichiarazioni che lei sta facendo siano dichiarazioni rese in un momento in cui il rapporto col presidente sia finito, oppure se è un rapporto che continua. Guarda che io sono una ragazza che sono fidanzata e posso dirti che lui ha conosciuto il mio fidanzato, sa che persona è adorabile. Meglio di quello di prima, possiamo dire. Ma quello di prima, quello che è successo, comunque gli avevo spiegato cosa è successo, chiaro, sì. Però lui comunque, anche se le persone continueranno a parlare, se lui mi deve dare una mano, non solo a me, a mia figlia, a altre persone, lo darà sempre, perché lui non sta a fermarsi a parlare, a sentire quello che dite voi. È chiaro, perché non lo meriti magari, perché non lo meritano loro, perché sono pronti a parlare male, perché sono invidiose e gente negativa, quindi, mi dispiace. Ricapitolando, Maristella, il lavoro a Milanciane, tu dici, non me l'ha trovato il Presidente del Consiglio. Come? Scusa? Quindi tu dici, il lavoro a Milanciane non me l'ha trovato il Presidente del Consiglio, me lo sono trovata io, anche perché io sempre ho lavorato, anche se fosse stato trovato, lui dopo, lo disse Concita De Gloria, disse queste puttane dopo che erano passato, è stata trattata così, come fa a lavoro, con quale facce si presenta in giro? Cosa dopo potrebbe stata, dire lui? Ti hanno trattato così, dentro... non ti metto nella mia rete, non ti metto a lavorare, perché magari continuano a dire cose di più, sapendo che persona sono, sapendo io come Presidente Berlusconi. Ma che ci racconta, signora? Ma cosa ci sta raccontando? Deve prendere in giro? Ma se ti prendi in giro tu da solo che non capisci, mi dispiace per voi No, ma signora, ma lei si rende conto? Aspetta, una alla volta. Vai, ho appena parlato, mi faccio sentire Martinelli. Allora, peggio per voi che vi state siccome, prendere allora, in giro. Noi parliamo di un caso. Vabbè, dove peggio, c'è povera lei. Allora, noi povera lei, signora. No, guardi, io proprio povera. Possiamo fare una alla volta? Allora, parliamo del Presidente del Consiglio che fino a prova contraria c'ha spacciatori, prostitute, faccendieri che fanno la fila a chiedere i soldi. Benissimo, partiamo da questo concetto. Poi nessuno incolpa la signorina Polanco e certamente non sono io. Però io le vorrei fare una domanda, visto che qui siamo in una sala dove tutti sono buoni, tutti hanno cuore. Mi sembra di capire che tra le tante ragazze che avete frequentato voi le cene, c'era comunque molta competizione e emerge lampante dalle intercettazioni. Tant'è che lei oggi, sui giornali di oggi lei c'è, intercettata, in cui si preoccupa, si preoccupa di queste gemelle montenegrine, sono un altro oggetto dell'indagine. Chi si preoccupa? No, sui giornali lei parla con un'altra ragazza. Io no. E parlate di queste gemelline montenegrine. Mai. Io non parlo con nessuno. Dove dite... dove temete che insomma possano spodestare o dite tra di voi è un peccato che si fidi di quelle lì, la Minetti mi sembra che lo dice no, anche lo lei so, no ma io sono Maristel Garcia Polanco non però insomma si Minetti, parla di queste gemelle montenegrine tutti stanno di queste montenegrine arrivate non che non si capisce ma voi sai cioè, io non è vero, non è vero adesso magari c'è su Repubblica di oggi magari nel caso la cerchiamo allora facciamo così ci fermiamo un attimo per la pubblicità qui voglio volevo capire queste montenegrine perché le temevate così tanto io non so neanche quali sono le montenegrine e questo è uscito adesso che me ne sta dicendo non le conosce neanche la Slavica la sorella di Slavica una si chiama Slavica l'altra la gemella non mi ricordo Caterina io non so che sono no per riassumere i nostri telespettatori eravate invidiose voi di loro la questione è talmente complicata che è di difficile comprensione pochi giorni fa una ragazza marocchina di 27 anni è andata a parlare spontaneamente dai magistrati pochi giorni fa, credo. E ha raccontato alcune cose riguardo a queste cene cosiddette del Bunga Bunga
raccontando di queste due ragazze montenegrine, di cui una sarebbe la fidanzata così di Berlusconi. Improvvisamente e che... si sveglia la ragazza. Comunque la ragazza vedono comunque la notorietà delle altre, come la Minetti, penso... come tante persone. Dopo tanti mesi io dico, io penso vado che... lì e racconto quello, voglio, che mi vedo. No, penso... quello che voglio, perché voglio anch'io essere famosa, devo diventare qua per fare le serate qua. Penso e là. Che questa ragazza comunque avrebbe diritto a nominarsi un difensore d'ufficio. Ma io ce l'ho, sei contro è l'avvocato, infatti. Una domanda così, poi l'avvocato della Valle ci dà una abbastanza di cattivo gusto. La mia curiosità. Di cattivo gusto mettere sotto processo questa ragazza. Ci aiuta lei, ha fatto la sua dichiarazione, punto basta. Ognuno ne trae le proprie conseguenze. Laura, email. Ci scrive un telespettatore, dice: al giornalista di Libero chiedo la ragazza vicino a lei, nel futuro per potersi comprare i vestiti che ha addosso è meglio che dica che Berlusconi è buono o bravo, o che vada dai giudici a dire la verità, nota bene, con e senza maglietta è meglio della Minetti. E poi ancora ci scrive Max, un telespettatore disabile, dice: io prendo 260 euro di pensione, Silvio sia generoso anche con me. Che allora, il vestito che ho addosso, tutti lo sanno, è di Zara. Il problema aspetta, vediamo se rialzati che l'inquadratura è di Zara, adesso lo trovate nel negozio, purtroppo è il corpo che fa questo effetto, non è che costa. È la manchena, non è il vestito. Fortuna è una bella ragazza e quindi cioè, no, su ma questo, dobbiamo anche stare a sindacare questo. Su cosa si sembra mette sembra che sposa 5.000 cioè, euro, ma invece no, 60 euro non solo euro cosa di fa Zara. La gente a casa, anche come va vestita, bisogna avere un codice di comportamento anche su quanto devono costare i vestiti. Anche se Topolana ci ha insegnato che si può anche fare a meno di vestiti. No, andiamo avanti.